diventando un campione del mondo. Voi capite che insomma si fa anche un po' desiderare un campione del mondo, giusto? Come le principesse. Insomma sì, è un bel principe azzurro del corpo libero. Come sta andando, Nico? Sei in forma? A che livello sei in questa fase della stagione? Allora, diciamo che per essere in forma, secondo me è ancora relativamente presto, quindi diciamo che stiamo lavorando per arrivare al momento X, che per ora l'obiettivo semiprincipale è la Coppa Campioni, che è un obiettivo personale che mi sono posto ed è anche la richiesta che ha avuto il nostro direttore tecnico Giuseppe, per prendere quella gara come metodo di giudizio per scegliere chi mandare. Nulla, anche Stefano ha passato un periodo abbastanza difficile sia fisicamente che mentalmente, anche lui purtroppo ha avuto il Covid, poi questa batosta del suo fratello, che Nicolò è per lui è come se fosse un fratello, sicuramente l'avrà accusata anche lui. Però sono sicuro che tutta la federazione, tutte le squadre che stanno gareggiando oggi sono vicine alla Spes Mestre e questa gara in parte va anche dedicata a loro. E anche alla Ginnastica Salerno, che avrà la difficoltà oggi di fare una gara con questo trauma della mancanza appunto di Salvatore Maresca. Della mancanza di Tommaso, che purtroppo ha preso il Covid, e di Salvatore, ormai il nostro Thor, che per me è veramente stato un colpo al cuore, però è anche per lui questa gara. Ok, grazie, do la linea a Giorgia, grazie a Nicola Bartolini. Giorgia, ci vediamo dopo. Grazie David, grazie Nicola. Guarda, Bartolini, non fare lo spiritoso con la mia collega, no, che vengo giù a prenderti. No, in realtà stavo per dire, mamma mia, Nicola ormai è diventato proprio un ragazzo serio. Sì, sì. E invece no, nel finale. Comunque, vabbè, lo aspettiamo qui dopo in diretta. Comunque, una cosa, nella vita poche cose sono certe. Una per me è che i miei amici della Spes Mestre non mollano mai. Ma assolutamente. Quindi mai. Quello è poco ma sicuro. A cominciare da Corrà, a scendere a Gian Matteo Centazzo, che ha trasmesso tutta la sua grinta, la sua garra, la sua mentalità vincente ai suoi allievi. E quindi c'è poche cose sicure nella vita, ma questa è una di quelle. E Giorgia, eravamo rimasti alla presentazione delle ragazze che sono scese in campo adesso. Allora, andiamo? Sì, allora, abbiamo soltanto 2 minuti, ma voglio fare un sacco di cose, vai, tra cui vedere le classifiche al volo, perché dicevamo si è chiusa la prima suddivisione femminile. Eccola qua, Ginnastica Romana 144-050. Monica, insomma, avevi ragione, si è presa veramente un gran bel distacco. Certo, perché con Pieratti su 4 attrezzi ha recuperato un po' di punteggio e credo che si sia matematicamente salvata. Perché sì, ho fatto un attimo di conti, visto che la mia ginnasta è in prestito alla Romana, lo dico alla fine, e mi sembrava giusto insomma un po' seguirle, e dovrebbe essersi matematicamente salvata. Perché sicuramente la miglior prestazione delle tre, con quasi 3 punti in più rispetto alla Ma è su Ginnastica Salerno, che praticamente ha fatto aveva un parziale di 284-450, poiché non c'è, quindi è già quello il suo finale. Sì. E invece penso che loro abbiano fatto un finale di 285 qualcosa. Allora, intanto vi do seconda posizione parziale della femminile: Audace 136-400, World Sporting Academy terza 132-450. Quella che vedete in sovraimpressione è invece la classifica maschile, guida al momento la ginnastica, la palestra ginnastica Ferrara 156-5, ginnastica Procarate 155-75, Panaro Modena 155-6, artistica Brescia 154-65, Ares 148-7. Però ricordiamo che per la maschile siamo ancora nella prima suddivisione. Vedremo al volteggio Ginnastica Giglio, alle parallele asimmetriche Ionica Gym, alla trave bianco-verde Imola, e al corpo libero il Centro Sport Mollate. Ricordiamo che per il Centro Sport Mollate questa gara entra al 100%. Certo. Per la maschile abbiamo l'Ares al corpo libero, la Procarate a cavallo con maniglie, la palestra Ginnastica Ferrara agli anelli, artistica Brescia a parallele. Alla sbarra ci sarà la Panaro Modena e intanto Viola Perazzini della Ginnica Giglio rincorsa al volteggio. Monica, vediamo, 1 Jurchenko avvitato. Vi ricordo che Pierazzini Viola fa parte della rosa delle ragazze, assolutamente molto molto nell'attenzione di Enrico, e possiamo anche dire che a Jesolo come all round ha avuto il risultato migliore, è arrivata 8ª, quindi si è messa dietro tantissime straniere. Vediamo un Kashov purtroppo non impugnato della Ionica a parallele. E dicevamo per Viola che ha avuto anche lei, è stata un po' ferma per alcuni motivi di salute, è un rientro alla grande veramente. Ne abbiamo ormai nominate veramente tante di giovani ginnaste attenzionate dalla direzione tecnica.
importante. E questo dimostra quanto che il vivaio c'è un bel sia numero, sì. C'è un bel numero. Viola è comunque una 2007, quindi ancora certo. In l'ultimo anno di junior, stiamo parlando sempre di junior. Vediamo invece alle parallele Sharon Anfuso. Anfuso, che è una ginnasta adulta, grande, molto molto matura, infatti una bella uscita, brava, brava Sharon. Io sono orgogliosa anche della Ionica, perché è comunque una squadra che nell'ambito delle squadre nel meridione si è sempre distinta. Angela Marchese è brava, nella coreografia eccezionale, è coadiuvata anche dal famoso Lupo, come Andrea. Mario Lupo è una colonna portante della ginnastica molto siciliana. Jurchenko abitato, sì, so che anche viene dalla maschile, no? Ginnasti, anche squadra nazionale, molto bravi, una persona, è un tecnico di alto livello. Sì, penso che questo connubio abbia portato veramente bene alla Ionica Gym, che insomma è in lista. Forse penso che se la gioca per una Final Six, Andrea. Sì, dalla classifica potrebbe giocare. In questo raggruppamento, sì, diciamo che sono due posti di Final Six in ballo e due a rischio eventuale, diciamo. Unica squadra siciliana.